Sera. Non ci sono stati scossoni al vertice della classifica del campionato di Serie A, infatti la Juventus ha pareggiato con il Torino e continua la sua fuga con 4 punti di vantaggio, questa volta su un terzetto, Torino, Milan e la Nerossi Vicenza. Ma vediamo i risultati odierni e la schedina Totocalcio. Fiorentina-Atalanta 2-2, Inter-Verona 0-0, Juventus-Torino 0-0, la Nerossi Vicenza-Foggia 2-0, Napoli-Lazio 4-3, a Perugia Milan-Perugia 1-0, Pescara-Genoa 0-0, Roma-Bologna 1-1, Avellino-Ternana 0-0, Bari-Lecce 0-0, a Genova Cagliari-Sampdoria 2-1, Grosseto-Livorno 0-0, Spal-Reggiana 1-1. Montepremi Totocalcio è stato di 3.315.583.040 lire. Ed ecco la classifica della Serie A. Juventus punti 37. Milan, Torino e la Nerossi Vicenza 33, Inter 30, Napoli 26, Perugia 25, Verona 24, Roma e Atalanta 23, Genoa, Lazio e Foggia 20, Fiorentina e Bologna 19, Pescara 15 punti. Gli altri risultati della Serie B. Ascoli-Como 1-0, Catanzaro-Brescia 1-1, Cesena-Taranto 1-1, Cremona-Pistoiese-Cremonese 1-0, Modena-Rimini 2-1, Monza-Varese 1-1, Palermo-San Benedettese 0-0. La classifica della Serie B. Ascoli sempre più solo al comando, punti 46, Avellino 32, Lecce-Ternana-Catanzaro, Taranto 31, Monza 30, Bari-Brescia 29, Cagliari-Sampdoria-Palermo 28, San Benedettese-Varese 27, Rimini 26, Cesena 25, Cremonese 22, Como 21, Modena e Pistoiese 19 punti. E veniamo al primo collegamento di questa sera, al collegamento ovvio con Torino, dove si è disputato l'incontro più importante della giornata e forse decisivo per il campionato. In studio a Torino dovrebbe esserci Beppe Barletti. Barletti, ci sei? Sì, ci sono. Sì, ecco, a te la parola. Con me ci sono due dei protagonisti della partita di oggi, Tardelli, juventino, e Graziani, granata, due nazionali, tanto per cambiare. In attesa che la regia mi mandi in onda le immagini dell'Ampex che abbiamo registrato oggi con i nostri tecnici, la presentazione più ovvia per questi due ragazzi, innanzitutto un grazie per essere venuti, un bravo per la partita disputata ad entrambi, anche se un bravo un pochino più grosso va a Tardelli, che Graziani oggi si è trovato con un osso piuttosto duro, ed ecco le immagini della partita. Causio, calcio di punizione al terzo minuto, l'occasione per Boninsegna che non riesce a colpire bene e Caporale spazza via. Nono minuto, corner per la Juventus. C'è un gran tiro in corsa di Cucureddu e la parata di Terraneo. Terraneo è stato molto bravo oggi. 14esimo, si sgancia Cabrini. Cabrini, l'uomo nuovo della Juventus. Guardate il suo cross da sinistra, il tiro di Boninsegna e la palla sfiora il palo, lo tocca ed esce. 36esimo, una azione della Juventus. Bettega controlla la palla, Boninsegna gran sinistro e palla fuori. 37esimo minuto, il gol annullato alla Juventus, scatta Boninsegna, riesce a conquistare la palla sul rimpallo, Gentile gliela offre, ma vedete Boninsegna è forse un passo dietro, tira, Terraneo para benissimo, sopraggiunge Benetti, gol, ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco di Boninsegna. Al 44esimo, l'unica occasione direi per il Torino su cross di Sala, Zaccarelli non arriva in tempo ad agganciare. Secondo tempo, c'è subito un'occasione per Marco Tardelli che indugia un attimo nel controllare la palla, si scontra con Terraneo, niente di grave, Tardelli è qui, l'azione sfuma. Quinto, grossa occasione ancora per la Juventus. È Gentile che punta solo verso la rete di Terraneo, fa passare la palla sotto le gambe di Caporale, ma il tiro esce. Quindicesimo, punizione di Cabrini, gran volo di Bettega, la palla esce di un metro oltre la traversa e sul fondo. Ventunesimo, una punizione di Claudio Sala, c'è una mischia, poi c'è Mozzini che colpisce di testa, ma l'arbitro aveva già fischiato il fuorigioco. Subito dopo ancora un'azione del Torino, che nel secondo tempo è un pochino più deciso, cerca una vittoria, colpisce malamente Mozzini col ginocchio e la palla esce. Ancora un'azione della Juventus dopo calcio d'angolo, c'è un controllo di palla mi pare di Mozzini che
che indugia poi rinvia corto, guardate il gran sinistro di Bette, che è la palla che esce un metro al lato della porta di Terano. Poi l'ultima occasione della partita, l'ultima grossa occasione, scatta Tardelli, salta Caporale, punta verso la rete e qui c'è una grossa prodezza di Terano, bisogna dirgli veramente bravo. Ecco, la partita a questo punto finisce qui. Marco Tardelli, un bravo Terano che ti ha preso un pallone destinato sicuramente in rete. Ma senz'altro, è stato bravissimo, forse lì ho sbagliato io perché era meglio se la davo in mezzo. Se la davi? Nel centro. Nel centro. Beh, comunque eri a tu per tu col portiere. Si poteva dire era meglio se la toccavi bassa, insomma, sono tutte sì. Le cose. Comunque, diciamo che Terano ha fatto una prodezza, perché ha parato, ha messo un pugno distinto, credo che anche Graziani. Ecco, voi oggi, Graziani, i cannonieri Granata hanno avuto poche di queste occasioni da sfruttare, forse nessuna. Come mai? Ma forse anche perché la partita non si presentava al meglio per noi, anche perché noi dovevamo fare tutto il possibile per poter aggiudicarci l'incontro e era abbastanza difficile, anche perché la Juve alla Juve direi che gli stava benissimo anche un pareggio, non dico che l'ha cercato, però io penso che nel primo tempo hanno giocato una bellissima partita. Nel c'era qualcosa tempo, in voi in meno, Graziani, come mai? Ma io direi che forse c'erano qualche cosa in più loro. Più loro. E poi nel secondo tempo abbiamo ritrovato un po' quella spinta, quell'orgoglio che ci sorregge a volte durante le partite dove non riusciamo a rendere al meglio e qualche cosa di buono l'avevamo fatto, però direi che loro avevano saggiamente già ammaestrato la partita, nel senso che... Che ne avevano chiusi gli sbocchi. Sì, a parte quello, ma poi anche quando avevamo la palla noi... E ci si rendeva conto che anche loro erano molto ben chiusi dietro, addirittura Bette che giocava davanti a noi punte Granata, per cui direi che si erano chiusi abbastanza bene, sono riusciti anche meritatamente a portare a termine un risultato per loro molto positivo. Senti Francesco Graziani, una domanda non retorica, la risposta non vorrei che fosse retorica. A questo punto, quante speranze avete voi in Milan e in Lanerossi di riagganciare la Juventus? Io credo pochissime, anche perché oggi la Juve, a dire la verità, mi ha fatto una grossa impressione. Cioè il nostro rammarico non era la partita di oggi, perché bene o male oggi abbiamo... Pareggiato fuori casa, eh? No, a parte pareggiato fuori casa, però abbiamo controbattuto dei loro attacchi abbastanza anche efficacemente, anche se forse hanno avuto qualche occasione in più loro. Però io penso che il rammarico più grosso per noi rimane un pochettino il campionato, il dietro, cosa che avessimo avuto oggi come oggi, 2 o 3 punti in più tranquillamente... Comunque il del rammarico ne parleremo magari in un'altra occasione e chiediamo invece a Tardelli il suo punto di vista su questo campionato. Tardelli, lo reputi veramente concluso a questo punto, senza falsi pudori, diciamo la verità? No, concluso non lo reputo. Beh, insomma, comunque ne avete... Diciamo che abbiamo 80 probabilità su 100 di vincere questo campionato. Facciamo anche qualcosa in più. Beppe, scusami. Abbiamo finito. Scusami con questa battuta di Tardelli. Difficile, vediamo. Vediamo dopo sabato cosa... Sabato con l'Inter, aspetti ancora la partita con l'Inter. Va bene, è tutto da Torino. Chiedo scusa a Tardelli se l'ho interrotto, dovevamo andare avanti, andiamo avanti con gli altri servizi filmati e cominciamo con la partita Perugia-Milan. Il Milan aggancia il Torino al secondo posto vincendo per 1-0 a Perugia con un gol di Maldera. Sull'asse Rivera-Maldera-Albertosi si costruisce questa affermazione. È Turone che dà il via all'azione che sblocca il risultato della partita. C'è l'appoggio ancora con Maldera, lo scambio con Turone e poi il lancio molto bello di Rivera, altrettanto bello il tiro al volo di Maldera che sigla il gol al 13esimo. 1-0 per il Milan sul Perugia. Il Perugia veniva da un bel pareggio ottenuto a Torino, non ha confermato la bella prova del comunale di Torino, è stato piuttosto confuso nei suoi tentativi, solo nel finale avrebbe avuto la possibilità di pareggiare proprio quasi a tempo scaduto per un intervento che vediamo di Buriani su Biondi, viene concesso il calcio di rigore, ma dicevo sulla diagonale Rivera-Maldera protetta alle spalle da Albertosi il Milan è riuscito a portare a casa la vittoria, il risultato pieno. Infatti sul tiro di Amenta Albertosi confermerà la sua strepitosa forma parando il calcio di rigore, vince il Milan 1-0. Ancora una volta la ragnatela disposta a centrocampo da Valcareggi ha fruttato al Verona un prezioso punto in trasferta. L'Inter è partita subito a sprombattuto, ma prima Chierico, al termine di quest'azione,
E poco dopo Oriali al volo non sono mai riusciti a superare l'attento Superchi. Il Verona ha guardato molto a difendersi e Zigoni e Gori non sono mai andati in avanti se non quando erano sicuri che alle loro spalle non ci fossero interisti liberi. Verso la fine del primo tempo è stato il Verona a farsi pericoloso con questa azione conclusa dal colpo di testa di Trevisanello di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa, partenza a sorpresa del Verona. L'Inter sembra stentare a ritrovarsi, ma poi si organizza e cerca di risolvere l'incontro a suo favore. Chierico giunge in ritardo con la palla e l'azione sfuma, poteva essere la rete decisiva. Sul piano tattico, certamente Valcareggi ha indovinato le mosse più giuste, riuscendo a mettere in crisi i giovani di Bersellini. Infatti, l'Inter non è mai riuscita a mettere a frutto la maggior dinamicità del suo complesso e non è mai riuscita a sfruttare i varchi quando le si sono presentati davanti. Pioggia di gol al San Paolo per la prima vittoria casalinga del Napoli nel girone di ritorno, in una partita che possiamo definire a fiammate per la sua strana fisionomia. Vediamola attraverso le azioni salienti. Gioco agile d'inizio del Napoli con questo servizio di massa per Ferrario, poi a Pin e lancio a Capone, anticipato da Garella. I tifosi dagli spalti elargiscono i primi applausi, sentono nell'aria il gol, che viene al quinto minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, questa respinta di Garella, che si trasforma in un invito a Capitan Giuliano per il tiro al volo dell'1-0. I laziali sono disorientati, quasi non reagiscono, solo Wilson di testa impegna Mattolini, che salva in angolo. Al 26esimo la rete del 2-0, rifinisce Capone per Savoldi, sulla destra, il numero 9 partenopeo fa centro con un forte diagonale. Poi la partita si spegne per riaccendersi quando Giordano viene atterrato in area da Giuliano al 42esimo. Gonella non ha dubbi nel decretare la massima punizione e lo stesso Giordano accorcia le distanze, fissando il punteggio del primo tempo sul 2-1 per il Napoli. Un Napoli che si ripresenta sul terreno di gioco per continuare a premere e Capone riuscirà a trovare la via della sua prima rete in Serie A. Punizione battuta da Giuliano, raccoglie Restelli e Capone in scivolata insacca imparabilmente. Il numero 11 partenopeo si ripeterà e la doppietta 6 minuti dopo. Inutile il contrasto di Capitan Wilson, Capone si fa spazio e sono 4. La partita a questo punto sembra finita, si gioca senza grinta da ambo le parti, poi una nuova fiammata tutta laziale. All'85esimo Giordano di testa. Il tempo di riprendere il gioco e Lopez, tra i migliori in campo, fissa il risultato dell'incontro sul 4-3. Negli ultimi minuti i laziali hanno sperato addirittura in un pareggio, ma il Napoli si è chiuso e le sorprese finivano. La nostra rassegna dell'odierna giornata calcistica prosegue con Roma-Bologna. Un pareggio che accontenta tutte e due le squadre. Al Bologna serve parecchio in questa delicata fase che lo vede impegnato nella lotta per non retrocedere. Per la Roma è sempre un risultato utile, poteva anche vincere se a 5 minuti dal termine Musiello non avesse fallito un gol clamoroso, ma il risultato la squadra di Giagnoni lo deve accettare sportivamente. Il Bologna ha giocato bene, con molto ordine, una partita difensiva senza arroccamenti. In alcune occasioni ha contrattaccato rendendosi pericoloso. Alla Roma è mancata forse un tantino di grinta e in qualche occasione è stata anche sfortunata. In rete ci va per primo il Bologna, siamo al 20esimo, Nanni trova Chiodi smarcato, il centravanti avanza tutto solo e batte Paolo Conti. Poi una serie di ottimi interventi del portiere rossoblu Mancini, come questo al 25esimo su traversone di Bruno Conti. Ancora Mancini para bene su Musiello e trova anche la traversa a dargli una mano. È l'azione che prelude al pareggio della Roma. Avviene al 35esimo. È sempre Bruno Conti che si smarca sulla sinistra, centra, questa volta Mancini in uscita, non arriva alla palla. Per Di Bartolomei è un gioco da ragazzi mettere dentro. Il risultato non cambia nella ripresa. Il gioco è abbastanza piacevole, offre anche qualche emozione. Ecco le principali. Al quinto Chiodi sbuccia la palla a pochi metri da Conti.
Al nono, bel colpo di testa di Casaroli della Roma, al quale risponde Mancini agguantando il pallone. Al 23esimo, occasione per Di Bartolomei, ma il tiro è debole. Infine, al 40esimo, si grida quasi al gol, punizione di De Sisti, spiovente in aria, Musiello allunga la gamba, ma la palla esce a lato. Fiorentina e Atalanta, calcio e follia, diciamo follia tattica, e poi dramma, resurrezione. Non è questa Fiorentina squadra per cardiopatici. È partita di slancio, con il suo Antonioni al 50%. Buon gioco per 15 minuti, con 8 conclusioni a rete. Nulla di fatto, però. Atalanta attendista, ma vigorosa, ricca di temperamento. Gioco scarso, senza peso penetrativo. Solo 3 azioni in contropiede dei ragazzi di rota, ma senza scompensi emotivi. Ma al 45esimo, scadenza del primo tempo, ecco la doccia fredda. Rigore per questo intervento di Galdiolo su Festa. E Scala non perdona. Seconda parte, quella proibita ai cardiopatici. Esce Antonioni e entra Prati. Tatticamente Venturini lo vediamo più arretrato, ma c'è bisogno di gol ed è il gioco delle tre punte tentato da Chiappella. Ma è l'Atalanta, recidiva nei colpi a freddo, che raddoppia con Bertuzzo dopo 5 minuti. Lo stadio si fa silenzioso, la Fiorentina reagisce stordita, poi la reazione collettiva. Ora giocano tutti senza scompensi. Osserviamo questa lunga manovra del 15esimo della ripresa. Si reclamano ben 2 rigori. Uno per la spinta di Vavassori su Prati, che finisce in porta. E poi per questo May che rovina in questo modo su Casarsa. 16esimo, cioè appena un minuto dopo, Vavassori e Prati. Prati lanciato a rete, il viola finisce a terra ed è ammonito. Forse per proteste o per simulazione, perché Barbaresco, mentre tutti aspettavano il rigore, ordina la punizione contro i viola. La Fiorentina però è scatenata. Caso, Sella, distanze dimezzate, cioè è il gol al 22esimo. 26esimo, Caso Casarza, è il 2-2. Pareggio incredibile. Non è finita, l'Atalanta però sembra scoppiata. Qui Orlandini spara a Pizzaballa ed è il 3-2 mancato. 40esimo, Caso segna ma è in fuorigioco. Non è finita, al 44esimo c'è questa mano di Vavassori su Prati, anzi sulla palla. Barbaresco o non vede o giudica la mano involontaria. Resta perciò il risultato sul 2-2 e l'Odissea Viola, per non retrocedere, continua. Finisce 0-0 all'Adriatico tra Pescara e Genoa, ma le emozioni non sono certo mancate. Il Genoa logicamente ha giocato con maggior decisione, con più convinzione. Il Pescara ha fatto appello all'orgoglio, deciso a concludere questo torneo con dignità. I rossoblù di Simoni hanno comunque sprecato parecchie occasioni per far bottino pieno. C'è stata praticamente una sfida a distanza tra Pruzzo e il portiere pescarese Piloni, che ha dovuto neutralizzare alcune conclusioni insidiose del centravanti, una in particolare alla mezz'ora. In precedenza Damiani, apparso in forma strepitosa, si era visto ribattere una botta vincente dal corpo di Motta. Il Pescara non è stato a guardare e con Grop al 32esimo ha avuto una ghiotta occasione, ma l'ala ha graziato Tarocco, che aveva sostituito l'infortunato Girardi. Al 35esimo e al 37esimo ancora di fronte Piloni e Pruzzo e ancora successo del portiere abruzzese. Poi, al sesto della ripresa, occasione più grossa per il Genoa. Fa tutto Damiani, che in posizione felice batte a rete. Piloni devia sul palo, riprende ancora il numero 7 rossoblù e la sfera fa la barba alla traversa. Insiste il Genoa e al 20esimo è Castronaro a chiamare Piloni ad un difficile intervento. Il Genoa spinge ancora sull'acceleratore, ma il Pescara con qualche contropiede si fa intraprendente, specie sul finire, quando Zucchini non arriva a concludere in gol per un soffio. Per il Genoa un punto prezioso per la classifica e soprattutto la conferma di chiari sintomi di ripresa. Per il Pescara una prova dignitosa, come imponeva il copione.
Amaro ritorno di Puricelli alla guida del suo Foggia a Vicenza. Non hanno giocato male i pugliesi, ma gli impietosi vicentini hanno chiuso il conto fin dalle primissime battute. Ecco l'azione del primo gol. Cross da parte di Caglioni, colpo di testa di Faloppa ed è l'1-0. Sono trascorsi appena 5 minuti. Orgogliosamente il Foggia si butta in avanti, c'è una buona combinazione che vediamo tra Nicoli e Salvioni e conclusione ancora di Nicoli con buon intervento da parte del portiere Galli. Poi il secondo gol che nasce da un calcio di punizione e Cerilli che tenta la conclusione da lontano di sinistro, c'è una mischia, un batti e ribatti, poi Guidetti che conquista in qualche modo il pallone. Sul suo traversone colpo di testa di Rossi deviato da Scala ed è il 2-0. Non penso si possa parlare di gol di Rossi, piuttosto di autogol, perché la deviazione di Scala è stata abbastanza evidente. Nella ripresa il Vicenza ha legittimato il suo successo agendo prevalentemente in contropiede. Dopo il palo di Faloppa c'è ancora qualche iniziativa dei vicentini con questo ottimo contropiede risolto da Cerilli e parato dal portiere. 2-0 per il Vicenza. Veniamo alla classifica dei marcatori. Con 18 reti Paolo Rossi, 15 Savoldi, 11 Graziani, 10 Giordano, 9 Pruzzo, Pulici, Di Bartolomei, 8 reti Mascetti, Speggiorin, Boninsegna e Maldera. Ed ecco la classifica a rifinitore dell'anno stilata da Domenica Sprint con la collaborazione degli altri quotidiani sportivi. Il premio è messo in palio dall'Italia. Con 11 punti Claudio Sala, con 7 Salvi, con 6 Causio e Rivera, con 5 Restelli, con 4 Busatta e Cerilli. E veniamo ora al commento tecnico sul campionato di Elenio Herrera. Buonasera. Oggi abbiamo visto un derby magnifico a Torino. Il 0-0 fa supporre che è stata una brutta partita, invece è stata una delle più belle partite di questa annata in Italia. Ha riabilitato il calcio italiano e anche ha riabilitato la Juve della sua brutta partita contro il Bruges. E la Juventus avrebbe meritato di vincere, soprattutto il primo tempo. Ha preso subito le redini della partita, ha dominato in tutti gli aspetti del gioco il Torino. E il centrocampo soprattutto, con Causio che si portava molto lontano da Nova, con Tardelli, con Cabrini molto fresco fisicamente, con Gentile, hanno attaccato e hanno avuto 5 palle gol, anzi hanno segnato un bellissimo gol annullato per fuorigioco, ma è un fuorigioco che ha fischiato soprattutto il segnalinea all'arrivo del pallone, invece non c'era alla partenza del pallone. Un altro artifice della bella partita della Juve è stato Morini. Morini ha annullato Graziani e era difficile, ma l'ha annullato perché è forte fisicamente, de testa, con il corpo, l'ha anticipato e non l'ha lasciato giocare. Berzot, che era là, ha potuto vedere che Morini è superiore a Mozzini, che era giustamente dell'altra parte. E il Torino ha avuto il torto di giocare fuori gioco, ha voluto copiare il Bruges di mercoledì, ma non siamo abituati, in Belgio lo giocano da 20-25 anni e non penso che il fuorigioco sia una tattica per noi latini. L'ha giocato tanto male che dopo 3 minuti, come non erano d'accordo, la Juve si è trovato che non era fuorigioco e solo Caporale ha salvato sulla la linea e avrebbe già terminato la partita. Comunque in secondo tempo il Torino ha giocato meglio, ha lasciato fuori gioco, si è lanciato in avanti tentando il tutto per il tutto, e grazie anche a Pecci che è entrato fresco ha equilibrato un po' la partita, ma tutto sommato la Juve ha meritato la vittoria e ha meritato il suo scudetto, che ormai penso che ha vinto, che già lo ha vinto. E adesso in testa la lotta, se si scoprive al secondo posto. Avete visto che il Milan, con la sua bellissima vittoria sul Perugia, ha raggiunto il Torino. Dunque la partita di domenica 21 a San Siro, Milan-Torino, sarà tutto da vedere e interessantissima. Anche il Vicenza, che continua sua annata d'oro, ha raggiunto anche il Torino e sono in 3 al secondo posto. Dunque, lotta interessante, ma dove è più drammatica la lotta è in coda. Il Genoa, pareggiando, ha raggiunto la Lazio, che ha perso malamente a Napoli, e il Foggia, che ha perso contro il Vicenza.
e anche la Fiorentina e il Bologna, come hanno pareggiato, sono risalito di un punto, ma sono ancora insabbiate nella zona della retrocessione. Comunque la lotta continua e la volata finale addosso, il sprint finale, e ogni punto conta, perché ogni punto può contare per andare in Serie B. Speriamo bene, buonasera a tutti. Veniamo ai risultati della Serie C. Girone A. A Bolzano Piacenza batte Bolzano 1-0, Junior Casale batte Seregno 6-2, Alecco Novara Alecco 2-0, Mantova Trento 1-0, Omegna Treviso 1-0, Udinese a Padova, Udinese Padova 2-0, Propatria Pergo Crema 1-0, Provercelli Audace 2-2, a Sant'Angelo Lodigiano Alessandria Sant'Angelo 2-0, Triestina e Biellese 1-1, l'Udinese al comando con 43 punti. Girone B. A Chieti, Empoli Chieti 2-0, Fano Alma Juve Siena 1-0, Giulianova Arezzo 0-0, Grosseto Livorno 0-0, Lucchese Massese 1-1, Parma Forlì 4-1, a Pisa Olbia batte Pisa 2-1, Riccione Prato 1-1, Spale Reggiana 1-1, Spezia Teramo 2-2, la Spala al comando con 41 punti. Girone C. Barletta e Latina 1-1, Benevento Turris 1-0, Campobasso Regina 1-1, Catania Brindisi 1-0, Marsala Salernitana 1-1, Matera Trapani 1-0, Nocerina Sorrento 0-0, Procavese Paganese 1-0, Provasto Siracusa 0-0, Ragusa Crotone 0-0, il Benevento è al comando con 39 punti. Fra un'ora e mezzo circa prenderà il via il Gran Premio degli Stati Uniti Ovest di automobilismo Formula 1. Una mezz'ora fa ci ha telefonato Mario Poltronieri per darci le ultime notizie sulle prove, che c'è una differenza di 9 ore di fuso orario, quindi le prove di ieri sera per noi, e vi passiamo ora a questo servizio. Mancano meno di 2 ore alla partenza del Gran Premio degli Stati Uniti Ovest, quarta prova del campionato del mondo di Formula 1. La gara si disputa sul circuito cittadino di Long Beach, 30 km a sud di Los Angeles, in California. Due Ferrari sono schierati in prima fila, Reutemann, autore di uno strepitoso tempo record, e Villeneuve, che su questo circuito a lui particolarmente gradito, ha ottenuto un eccellente secondo tempo, anch'esso inferiore al primato, ed è stato il migliore della seconda giornata di prove non turbata, al contrario della prima, da problemi di cronometraggio. Il campione del mondo Niki Lauda, con la brava Alfa Romeo, staccato di un decimo di secondo da Villeneuve, deve accontentarsi della seconda fila, a fianco del vincitore dello scorso anno qui a Long Beach e il capofila della quale classifica del mondiale dopo 3 prove, Mario Andretti con la Lotus. Seguono poi Watson, Peterson, Hunt, Jones e Patrese, il grande e fortunato dominatore di Caelan, e poi Scheckter e Tambetti e gli altri, fra i quali Regazzoni, già vincitore nel 76, il primo anno in cui si è corso a Long Beach per il mondiale. Il pronostico unanime prima del via è per la Ferrari e molti credono nella definitiva consacrazione di Villeneuve. La T3 ha raggiunto la messa a punto necessaria per sfruttare le gomme di Slam. Vi ricordo che alle ore 22 sulla rete 1 verrà effettuata la telecronaca di questo importante Gran Premio valevole per il titolo mondiale. E passiamo all'atletica, si è svolta oggi a San Vittorio Olona in provincia di Milano la 5 mulini, che è stata vinta dal belga Paul Leonis. Eccovi il servizio. Coraggiosa ma sfortunata prova di Franco Fava, che ancora una volta ha mancato il successo nella 5 mulini. Franco Fava ha fatto corsa isolata assieme al belga Willy Pollenis, il quale però nelle ultime battute della corsa è riuscito a guadagnargli quel tanto di distacco che gli ha consentito di presentarsi da solo e di vincere, come vedremo, a mani alzate. Ottima la prova comunque per coraggio e determinazione del ciociaro Fava. Per i colori italiani anche la soddisfazione del terzo posto di Luigi Zarcone. Hanno un po' deluso gli africani, grandi attesi alla 5 mulini. Il loro migliore elemento si è classificato soltanto al quinto posto, è stato Kimobva. Vediamo ora le immagini relative appunto all'arrivo dei primi due, seguiti dall'ottimo Zarcone, che si è classificato, come vi dicevo, terzo.
Questo baio scuro che vedete sui teleschermi è appena reduce dalla vittoria nella più massacrante corsa al mondo sui grossi ostacoli. È un 9 anni, si chiama Lucius ed è montato dal fantino Bob Davies. Ha vinto ieri il Grand National, 80 milioni in palio, 7200 metri. Una corsa straordinaria. Bisogna saltare 30 ostacoli. Vedete, più di 100.000 persone, dicono le cronache, erano presenti a questa corsa. I concorrenti erano 37, ma ne arrivano solo 14. Siamo sul quarto ostacolo e uno dei cavalli favoriti, Ted Cottage, cade malamente e si porta dietro in rovinose cadute anche altri concorrenti. Ora siamo sulla penultima siepe. Vedete che in piano, prima di abbordare l'ultima siepe, i cavalli sono ancora abbastanza freschi, così sembrano. All'interno è Sebastian Quinto, ecco, vedete la lunga direttura dell'ippodromo di Entry a Riverpool. All'interno è Sebastian Quinto, all'esterno è Lucius che poi vincerà, vedete che gradatamente cerca di rimontare, mentre al largo di tutti è Colichal che poi cede invece il terzo posto. Vedete, ecco l'ordine di arrivo, primo è il numero 9, Lucius, appunto 9 anni, secondo è Sebastian Quinto che aveva condotto una gara di testa molto bella. Ancora festeggiamenti per il vincitore. È stato pagato 2 milioni, ne ha vinti con questa corsa ben 100. Al nuovo Palazzo dello Sport di Milano si è concluso oggi il torneo di tennis della WCT, la World Championship Tennis, parliamo sempre in inglese, che vuol dire il campionato del mondo dei professionisti. La finale era tra Borg e Gerulaitis. Ecco, stiamo vedendo in questo momento alla battuta Bjorn Borg. Borg ha vinto, ve lo dico subito per chi ancora non ne fosse stato informato dalla nostra telecronaca diretta nel corso del pomeriggio, per 6-3-6-3. È la settima volta che i due giocatori si incontravano. Gerulaitis è un americano, Borg è svedese, e per la settima volta ha vinto Bjorn Borg. L'incontro è stato caratterizzato, e lo state vedendo voi stessi, da lunghi palleggi da fondo campo. I giocatori giocavano addirittura un metro e mezzo dietro la linea di fondo. Poi quando Gerulaitis, come in questo caso, si decideva ad attaccare, talvolta impensieriva Borg, ma come in questo caso appunto il punto era ancora per Borg. Ora è il match ball, vedete Borg che si prepara al servizio, la conclusione sarà rapida, ve la lasciamo vedere. I giocatori si ritroveranno la prossima settimana a Rotterdam e fra 15 giorni a Monaco, Monte Carlo, sempre per i tornei della WCT. Veniamo ai risultati del rugby, del campionato di rugby. Sanson Algi da 28 a 14, Intercontinentale Amatori 4 a 3, Brescia Casale 16 a 9, a Piacenza Metal Chrome Danilor 8 a 3, Fiamme Oro Parma 29 a 6, all'Aquila Petrarca Aquila 8 a 6, Ambrosetti Reggio Calabria 15 a 6. La classifica: Sanson punti 35, Metal Chrome 33, Algi da 29, Petrarca 26, Aquila e Brescia 20, ed eccovi i risultati della pool scudetto della pallacanestro. Girone A, a Siena, Perugina Jeans Sapori Siena 93 a 79. A Bologna, Mobil Girgi Varese Sinudin 77 a 71, classifica Mobil Girgi 10, Sinudin 6, Perugina 4, Sapori 0. Girone B, Altea Rieti Cinzano Milano 91 a 80, Xerox Milano Gabetti Cantù 107 a 102, classifica Gabetti Altea 8, Xerox 4, Cinzano 0 punti. E veniamo alla schedina Totip. Prima corsa 1-2, seconda corsa X1, terza corsa X2, quarta corsa X2, quinta corsa XX, sesta corsa X2. Nel ricordarvi che il giro della provincia di Reggio Calabria di ciclismo è stato vinto dal norvegese Knutsen davanti a Baron Kelly, concludiamo questa nostra edizione di Domenica Sprint dandovi appuntamento a domenica prossima e augurando a tutti la buona sera.